Buongiorno ragazzi, vi ricordo per chi volesse sostenere il canale che lo può fare gratis iscrivendosi con un semplice clic e attivando la campanellina. Lascio a voi la scelta, anche se è gratis. Per voi sembra una bischierata, ma per il canale è importante crescere anche a livello di iscrizioni, anche se quello che conta in un canale YouTube è lo share, le visual. E quelle fortunatamente a noi non mancano. Anzi, se rapportiamo le visual agli iscritti, noi dovremmo avere almeno 30.000 iscritti, non quasi 11.000, se non sbaglio. Continua la falsa informazione. Attenzione, apro una parentesi, siamo felici perché YouTube ha cancellato un video vergognoso, diffamatorio sull'Inter. È stata fatta una relazione a YouTube e quindi chi di dovere ora è nel mirino e noi ci auguriamo che continui perché molto probabilmente gli chiuderanno il canale. Quindi ci auguriamo che aumentino ancora le offese, le diffamazioni, che aumenti soprattutto l'odio perché è l'unico modo per fargli chiudere il canale. Sapete benissimo di chi sto parlando. Intanto un video è stato tolto, cancellato, cestinato, patteggiato, un video patteggiato nel cestino. Oppure lo volevamo correggere a penna quel video. Non si può correggere a penna. YouTube incomincia a mazzolarti ora, amico del sole. Per quello riguarda la falsa e vergognosa informazione che viene fatta ai danni dell'Inter. Tiro in mezzo Fondazione Identità Bianconera, con cui io ho avuto il piacere di rapportarmi, mi sono rapportato con il loro responsabile legale. E so che guarda i video, perché me l'ha detto lui. Quindi se non lo faccio il tuo nome, ma se sto dicendo qualcosa che non va bene, mandami WhatsApp, chiamami, io sono a tua disposizione perché ci siamo fatti una gran bella chiacchierata, ci siamo scambiati comunque delle cose, dei messaggi, indipendentemente dalla fede calcistica, e questo è un segnale che sto dando. Indipendentemente dalla fede calcistica, ci deve essere sempre un livello di correttezza e di rispetto reciproco. E soprattutto bisogna fare in modo, in questo mondo difficile, di non sprizzare odio da tutti i pori e di non creare guerre tra tifosi. Perché lo sfottò ci sta, è sano. Te mi dici cartonato, io ti dico sei un patteggiato. Te mi dici l'Inter fa le cose fuori legge, io ti dico nel tribunale ci sei te, non ci sono io. Quello ci può stare, ma tutto ha un limite. E YouTube ti sta dando un avvertimento, perché alle prossime quel canaletto lì, da 4 visual, lo chiuderai, visto fai finta anche di avere uno studio che non hai. Quello è lo sgabuzzino dove c'è la lavatrice, dove lavi i calzini, me l'hanno detto. Perché non hanno denunciato Fondazione Identità Bianconera che ha detto che l'Inter è fallita e che non si doveva iscrivere al campionato? Non l'hanno denunciati perché Fondazione Identità Bianconera non ha detto questo. Non ha detto questo. Perché se tu avessi letto l'esposto, e io parlo a chi segue quell'energumeno, non legge nemmeno, cioè un tifoso della Juve che non legge nemmeno l'esposto che ha fatto Fondazione Identità Bianconera, perché se tu avessi letto l'esposto di Fondazione Identità Bianconera, ti saresti accorto che hanno dato un'impostazione dove loro evidenziano alcune situazioni sulle quali chiedono info, chiedono lumi, ma senza accusare nessuno. Loro non hanno accusato l'Inter, loro non stanno dicendo, loro non hanno detto l'Inter non si poteva iscrivere. Loro usano il condizionale, sembrerebbe, parrebbe, e quindi loro chiedono informazioni su certe situazioni. Vedi che te continui a fare falsa e vergognosa informazione inventandoti le cose in quello sgabuzzino. Poi starà alla procura a verificare cosa che hanno già fatto.
e dire: mi avete chiesto questo, ecco la risposta. Mi avete chiesto quell'altro, ecco la risposta. Ma la risposta a Fondazione Identità Bianconera gliel'avevo già data io a nome di tutto il canale dei ragazzi. Perché a loro manca della documentazione che noi abbiamo. E gliel'ho detto anche a loro, non ho problemi a dirlo. Quindi, caro Lorenzo Lamas, Fondazione Identità Bianconera non ha accusato nessuno, non ha diffamato. Perché non hanno denunciato Fondazione Identità Bianconera? Perché Fondazione Identità Bianconera non ha detto l'Inter non si poteva iscrivere, l'Inter doveva andare in Serie B, l'Inter è fallita. Hanno chiesto solamente dei lumi su delle formazioni, usando molto il condizionale. Quindi questo vi fa capire il livello di professionalità e di preparazione, quello che si rinchiude in quello stanzino e che si mette in microfono, che non ha letto nemmeno l'esposto, perché se avesse letto l'esposto le saprebbe certe cose. Sono stato chiaro. Per quello che riguarda Optree, il monte ingaggi, ragazzi, sta salendo, perché l'anno scorso è stato abbassato di un 20%. Cosa vuoi dire, Giuse? Voglio dire che loro stanno facendo di tutto per mantenere una squadra competitiva. Perché, te lo ripeto, un fondo, vedi Elliott, che vuole entrare e avere una gestione triennale, la prima cosa che fa, mette un tetto ingaggi e vende qualche giocatore forte, soprattutto di 30 anni, cosa che all'Inter non è stata fatta. Quindi questa è una gestione per mantenere questa macchina che va a 200 all'ora, soprattutto in campionato. Oktri ha dovuto ripianare le perdite di 50 milioni, Oktri si è dovuto accollare i riscatti del mercato dell'anno scorso. Oktri sta gestendo una società che comunque perde soldi, perché lo sappiamo che l'Inter ancora non è in pareggio di bilancio, anche se manca poco e molto probabilmente ci arriveremo il prossimo anno. Ma Oktri li sta tirando fuori i soldi, ragazzi. Cioè, il messaggio deve passare questo: Oktri sta tirando fuori tanti soldi. Le strutture per l'Under 23, con Zhang che poteva galleggiare solo con prestiti e rate, ma quale struttura dell'Under 23 volevi fare? Quando la gente mi diceva Zhang va a parlare dello stadio, io mi mettevo a ridere. Ma quale stadio, dicevo io, se non con il Lego? Zhang non aveva né la credibilità finanziaria e soprattutto non aveva modo di dire. Infatti Zhang non ha mai parlato con nessuno dello stadio, mentre Oktri per lo stadio ci può parlare. Come? Oktri per le strutture dell'Under 23 ci può parlare, può dare garanzie, può mettere i soldi, e quindi io ce lo vedo un grande vantaggio rispetto ai cinesi. Perché alla gente guardava solamente la palla entrare dentro. Io dicevo: occhio, perché poi ti costa caro la seconda stella, godiamo tutti, ma devi guardare al di là della palla che la entra nella rete, perché le strutture non ce l'hai, lo stadio va sistemato. Erano tutte cose Zhang, con prestiti errate, non poteva fare, mentre ora le possiamo fare. Possiamo metterci al tavolino, siamo credibili. E tra l'altro, parlando sempre della Juventus, è una squadra statale dove noi italiani abbiamo dato tanti soldi alla Juventus, indirettamente. Abbiamo visto fare dei mercati da 150 a 200 milioni e mandare a casa degli operai. Ma di cosa ragiona la gente? Di cosa ragiona? Di cosa ragiona la gente? Ci dovreste ringraziare che abbiamo contribuito a farvi esistere. Ciao Inter!